prima serata in cui il Peperoncino Jazz Festival fa tappa quest'anno nella nostra città. Siamo molto felici di questo fatto, di questa manifestazione che riesce un po' a unire tutto il territorio calabrese. Quando qualche tempo fa mi hanno chiamata e mi hanno chiesto, avremmo piacere che una serata del festival in qualche modo fosse dedicata a papà, è stato per me un momento di grande, grande intensità, quindi ringrazio loro per questa loro fiducia accordata nei confronti della mia persona e della manifestazione. E questa serata è proprio una serata in ricordo di quello che mi è piaciuto definire un amico di tutti noi, un amico dal sorriso dolce, sincero e rassicurante, Franco Fortunato, a cui va il nostro applauso. Essere sindaco dà anche questi privilegi, perché davvero penso che di tutta questa gente che stasera è intervenuta, tanti con gesto che sicuramente viene dal cuore volevano dire di Franco, perché molti l'hanno conosciuto e molti hanno avuto modo di apprezzare quelle che erano le capacità che diceva prima Francesca. Oggi noi ricordiamo Franco, ma lo ricordiamo quasi tutti i giorni, perché io incontro Memena a quasi tutte le manifestazioni, lei partecipa, ha un ruolo attivo all'interno della città e ogni volta davvero un'emozione incredibile, perché si associa subito al marito. Però una cosa la voglio dire, Franco ha avuto tanti meriti, professionali, umani, come amministratore, ma una cosa l'ha fatta per questa città e molti lo devono ricordare. Vale a dire, lui ha investito molto in cultura. Nei 4 anni in cui lui è stato amministratore di questa città ha svolto tante di quelle manifestazioni per risvegliare le coscienze delle persone e noi le ricordiamo tutte. E sicuramente all'epoca voi non c'eravate, ma lui sarebbe stato, ve lo posso assicurare, uno strenuo sostenitore della vostra iniziativa. Anzi, voglio ringraziare Francesco e Sergio per come con passione portano avanti le loro iniziative. E sicuramente l'avrebbe sostenuta molto meglio di come noi siamo in grado di fare, molto più di come noi siamo in grado di fare, perché noi vediamo tanta vicinanza e tanta comprensione, tanto sostegno, poco da un punto di vista economico, e voi davvero fate salti mortali. Ma oggi essere qui a ricordare Franco all'interno di una serata dedicata alla musica, alla cultura, lui era amante di tutte le forme delle culture, era amante soprattutto della cassovillaresità e tendeva a privilegiare gli artisti locali. Se voi andate allo studio vedrete quanti quadri ci sono di artisti locali. Non la faccio lunga, penso che la musica possa esprimere meglio di tutto il resto i sentimenti che erano propri di Franco e che stasera lui trasferirà a tutti noi. Buona serata. E grazie soprattutto per aver accolto il mio invito. Io sono qui perché vorrei riuscire, se ci riesco, a spiegarvi perché sia io che la mia famiglia abbiamo fatto questa scelta. Intanto comincio col dire che per me è veramente difficile questa sera essere qui e soprattutto indossare le vesti di chi propone un evento in ricordo di chi, come Franco, lo conoscevate tutti, era piuttosto schivo e riservato e certamente non avrebbe mai permesso che ciò potesse accadere. E quindi so bene che vado contro il suo volere, però e per questo invoco il suo perdono. Però dopo essermi a lungo interrogata circa l'opportunità o meno di questa iniziativa, mi sono convinta di essere nel giusto, grazie a voi, perché mi sono sentita confortata e direi quasi sollecitata dalle continue e numerose testimonianze di affetto che ho ricevuto e che continuo a ricevere. E quindi eccomi qui anche per dirvi un grazie dal profondo del cuore per la vicinanza che mi avete sempre dimostrato a me e alla mia famiglia in vari modi e in diverse circostanze.
un grazie, un sentito ringraziamento anche al sindaco, che saluto e ringrazio per le belle parole che ha saputo dire e per averci permesso, di, insieme all'amministrazione comunale, di poter usufruire di questo spazio meraviglioso, questo cortile del Castello Aragonese che contribuisce un poco a creare questa atmosfera così calorosa che avverto intorno a me. Ringrazio anche l'artista Eroardo Cavaliere, perché se volete poi potrete apprezzare le opere pittoriche sulla collezione Venezia che rappresenta nella saletta qui di fronte. E, perché in effetti lui ha scelto questa serata e quindi ha voluto muoversi nell'ambito e nello spirito della serata, quindi uno spirito di solidarietà che, per cui una percentuale del ricavato delle vendite dei suoi quadri andranno in beneficenza. Così pure il gruppo 10 Dita, un gruppo di brave artigiane, anche loro hanno voluto essere presenti in questo evento e anche loro che hanno fatto dei pezzi meravigliosi e unici che se volete potete anche apprezzare qui nella saletta a destra, intendono contribuire anche se in minima parte alla serata di beneficenza. Perché ho scelto un evento musicale? Intanto Franco amava moltissimo la buona musica, e da qui un concerto di beneficenza, anche allo scopo di alleviare, sia pure in minima parte, il disagio di qualche famiglia indigente del nostro paese, e oppure sostenere qualche meritoria associazione di volontariato. In questa mia volontà devo dire di essere stata generosamente assecondata e direi generosamente supportata dalla pronta e piena disponibilità di Francesca e Sergio, per la cui rara sensibilità esprimo veramente la mia più profonda gratitudine. E un grazie ancora, aggiungo, per avermi dato ospitalità in questa importantissima rassegna, è un evento culturale e musicale di assoluta qualità. È vanto della nostra Castrovilla, riorgoglio della Calabria, ma io aggiungo con convinzione orgoglio italiano, perché grazie alla bravura di questi, all'immane lavoro di questi due bravissimi giovani, questo festival è uscito dal circuito regionale, ha oltrepassato addirittura i confini nazionali per approdare e assurgere alla dignità di festival internazionale. Basti pensare ai prestigiosi gemellaggi culturali e musicali con importanti paesi esteri. A questo punto mi preme anche ricordare il legame che c'era tra Franco e Francesca, un legame fortissimo. Lui ne apprezzava la sensibilità e l'intelligenza. E voglio anche ricordare quanto apprezzasse enormemente l'impegno, la serietà, ma soprattutto la passione con cui Francesca e Sergio hanno curato e continuano a curare, nonostante il mordere della crisi, questa manifestazione, questo festival bellissimo e veramente di grande qualità. Volevo anche dire che Franco
considerava questo festival. No, e te lo voglio dire perché sento che è giusto che tu lo sappia. Considerava questo vostro impegno per questo festival come la più nobile testimonianza del profondo attaccamento alla vostra radice, alla vostra terra. Infatti, se non sbaglio, non a caso siete tornati qui dopo una breve assenza. Me lo ricordo, me lo diceva sempre. C'è poi però un altro motivo per cui ho scelto questo evento musicale ed è per me molto importante, e cioè il desiderio mio desiderio di non alterare minimamente il giudizio, l'opinione o il ricordo che ciascuno di voi si è fatto e ha di Franco. Io non voglio aggiungere nulla né tantomeno togliere alcunché. Ecco perché ho scelto di affidare più che alle parole, alla musica, il compito di intrattenerci questa sera in un modo, oserei dire, quasi gioioso, perché io stasera vorrei insieme a voi celebrare la vita, il ricordo di una vita che forse purtroppo assai precocemente ci è stata rubata, però forse continua comunque a palpitare e evidentemente non si è esaurita completamente, e voi con la vostra presenza così numerosa me ne date un'ulteriore conferma. E quindi dico, stiamo insieme, emozioniamoci insieme questa sera e convinciamoci insieme che forse continuare a vivere, tra virgolette, si può. Ecco perché ho scelto di non far spegnere i riflettori e di non far calare definitivamente il sipario. Da parte mia e della mia famiglia un caloroso abbraccio e un grazie ancora di cuore e buon ascolto. They just began for two. Two in love can make it. Please take my heart, but please don't break it, love. Both made for me and you. Know that love was made for me and you.